laboratori da promuovere nelle scuole con l'obiettivo di far comprendere ai ragazzi l'importanza del rispetto di ciò che ci circonda, ma anche attività di monitoraggio che verranno assicurate dagli sportivi, pronti a divenire durante i percorsi in sella alla mountain bike delle vere e proprie sentinelle del territorio. Sono stati siglati a Barletta presso il Circolo Unione i protocolli d'intesa tra il Laboratorio Verde Fare Ambiente, sezione provinciale della BAT, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia e la SD Off-Road, nel segno dell'unione tra ambiente, sport e cultura. Fare attività di cultura, attività anche di formazione, di istruzione, perché il nostro compito è quello di sviluppare un senso civico e quindi la cultura credo che sia importante per far crescere questo senso civico nei cittadini, perché spesso appunto sottovalutiamo quelle che sono le ripercussioni negative che noi con il nostro modo di fare, con il nostro modo di comportarci facciamo e determiniamo nell'ambiente e soprattutto nello spazio che ci circonda. L'idea è nata con il senso di voler tutelare l'ambiente attraverso lo sport, quindi attraverso un'associazione sportiva che è quella dell'SD Off-Road, che saranno i nostri occhi sul territorio, le sentinelle dell'ambiente rispetto a noi che siamo guardie decretate di fare ambiente. Abbiamo svolto un corso e opereremo sul territorio provinciale per reprimere atti contro l'ambiente. Ma a svolgere un ruolo di primo piano saranno gli iscritti all'associazione sportiva off-road di Barletta. Quale sarà il nostro ruolo? Molto semplice, noi che viviamo nell'ambiente, noi avremo anche la possibilità di segnalare eventuali criticità presenti nel territorio. Parliamo di una zona molto ampia che è di circa 60-70 km. Siamo circa 20 associati, di conseguenza ogni giorno possiamo controllare 3.000 km di territorio. I protocolli d'intesa sono stati siglati con il fine di veder tutelato il ricco patrimonio artistico e culturale del territorio. Un territorio di cui spesso si parla senza sapere che nel suo interno, oltre all'archeologia, vi è soprattutto una componente naturalistica e paesistica da tutelare. Mi permetterete di lanciare un appello a favore del recupero della fontana di San Ruggero, purtroppo sfregiata, purtroppo deturpata, purtroppo vittima di uno scempio. A canne per la fontana di San Ruggero, nonostante i nostri appelli e denunce, ci si lamenta inutilmente fin dal 2008.